Benvenuti amici di Business Life, continuo il mio viaggio tra le eccellenze italiane. Oggi sono arrivata a Guanzate, in provincia di Como, e mi trovo nella sede di Gammatom. E qui con me il suo titolare, il dottor Gerardo Soldini. Benvenuti. Grazie. Dottor Soldini, ci racconti la storia di Gammatom? Gammatom nasce in maniera piuttosto pionieristica nel 1971. Quando l'allora fondatore Antonio Pessina ebbe questa illuminazione di entrare nel mondo dell'irraggiamento gamma, che nasceva, si approcciava al mondo proprio in quel periodo. Da allora la vocazione dell'azienda è sempre stata quella di generare ricerca e fornire un servizio di alta qualità, di alto livello, dove la precisione della dose è sempre stata piuttosto importante. Tant'è che negli anni 80 Gammatom venne interpellata dalla ESA, l'ente spaziale europeo, per prove di irraggiamento su componentistica elettronica che doveva andare fuori dall'atmosfera, doveva andare nello spazio, e quindi la prova era determinata a stabilire se questa componentistica elettronica sopportasse le radiazioni cosmiche all'esterno dell'atmosfera. Successivamente a questo partecipò la Gammatom, io ancora non c'ero perché io arrivo nel 1985, partecipò ad una gara mondiale sulla precisione della dose e risultò tra gli irradiatori industriali terza al mondo. Questa è un attimino la cronistoria che porta a come mai la Gammatom poi si è incanalata nel tipo di attività che svolge attualmente, che è quella proprio di offrire servizi totalmente personalizzati, dove la precisione della dose è fondamentale. In quali campi viene applicata questa tecnologia? I campi in cui viene applicata questa tecnologia sono quei settori dove è necessaria la precisione della dose. Quindi spaziamo dal farmaceutico al protesico ortopedico, al protesico odontoiatrico, fino ad arrivare ai tessuti umani, irraggiamo teche craniche, dispositivi medici di particolare levatura, e comunque dove è necessario che la dose venga somministrata in maniera precisa e senza rapporto di overdose elevato. Come gestisce Gammatom i suoi rapporti con i clienti? Ma noi siamo molto attenti alla comunicazione, ma non tanto come promozione del nostro servizio, quanto come divulgazione del tipo di attività, perché si hanno sempre delle remore quando si parla di radiazioni, quando si parla di energia nucleare, e quindi noi concentriamo i nostri sforzi nel dimostrare come questo tipo di attività sia invece benefica e utile per la salute. Mission e vision di Gammatom. La mission di Gammatom è quella di rimanere sempre aggiornati con il processo, di rimanere quindi all'avanguardia, e una nostra caratteristica è quella di sentirci parte integrante del processo produttivo del cliente. Quindi in buona sostanza noi viviamo come se fossimo un reparto del nostro cliente. Mentre la vision è quella di mantenere sempre processi e installazioni con livelli di controllo elevatissimi, in modo da poter sempre garantire una sostenibilità green. Andrea Soldini, figlio di Gerardo, qual è il tuo ruolo in azienda? Io sono arrivato in Gammatom nel 2016 e ho iniziato affiancando il responsabile commerciale. Poi nel corso degli anni, soprattutto in questi ultimi anni, ho iniziato anche a entrare a far parte un po' di più nella parte manageriale dell'azienda, aiutato sempre dal padre e dai colleghi che mi hanno sempre indirizzato e supportato nel come seguire il tutto. E qui dove mi hai portato? Dove ci troviamo? Qui ci troviamo esattamente sopra la cella di irraggiamento, quindi il cuore pulsante della nostra azienda. Infatti, proprio sotto i nostri piedi troviamo la sorgente radioattiva al centro, e davanti e dietro la sorgente ci sono dei binari su cui passa il materiale che appunto deve essere sanificato e sterilizzato.
qui Andrea mi hai portato nel magazzino, dove esatto. sono stoccate le merci. Corretto, qui siamo proprio nel magazzino, che è diviso longitudinalmente per dividere in maniera fisica il materiale da trattare da quello già trattato, proprio per evitare frammischiamento tra i materiali e anche per evitare che uno inquini l'altro. E invece cosa vi differenziate dai vostri competitor? Allora, quasi la totalità degli irraggiatori irraggiano il bancale intero, mentre noi utilizziamo dei convogliatori dove inseriamo proprio fisicamente i colli, scatole, sacchi, fusti, è indifferente. Questo per andare a ridurre lo strato che devono oltrepassare i raggi gamma. Questo perché, siccome l'irraggiamento è un processo che avviene dall'esterno verso l'interno, è facile capire che più è ampio lo strato che i raggi devono oltrepassare e più disuniforme sarà l'assorbimento della dose. I rischi che si corrono sono quindi o di surdosare la faccia esterna del bancale, quindi rischiare di rovinare il prodotto, o al contrario di non dare abbastanza dose al centro del bancale per raggiungere l'obiettivo della sanificazione e della sterilizzazione. Chiaro. Ecco, qui vediamo appunto i convogliatori dove noi inseriamo il materiale prima che venga processato, poi al termine del processo ribancaliamo il materiale come ci è stato inviato dal cliente. Qual è il tipo, anzi quali sono le certificazioni che possiede Gammatom? Allora, siccome noi, pur non togliendo e non aggiungendo niente ai prodotti, entriamo a far parte del processo, del loro processo produttivo, avendo a che fare con i dispositivi medici e i farmaci, siamo considerati un'officina farmaceutica, quindi abbiamo l'autorizzazione da parte del Ministero della Salute italiano, poi siamo autorizzati da AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, dall'FDA, quindi la Food and Drug Administration americana, dal Ministero della Salute giapponese, e proprio perché appunto dobbiamo ottemperare a normative e richieste dal punto di vista della qualità per poter far sì che il nostro processo sia sicuro. Andrea, quanto è importante per Gammatom la comunicazione e il marketing? La comunicazione e il marketing sono molto importanti, soprattutto dal momento che quando si sente parlare di radiazioni la gente può pensare a cose come Goldrake piuttosto che Chernobyl. Per questo motivo abbiamo cercato di impostare la nostra campagna marketing non a scopo commerciale ma divulgativo, quindi per far conoscere la nostra realtà, quindi per informare e garantire la sicurezza del nostro servizio. Vista la tua giovane età, mi dicevi che hai 28 anni, no? Più o meno, te la senti di dare qualche suggerimento, qualche consiglio ai tuoi coetanei? Innanzitutto ci tengo a precisare che in Gammatom siamo un team piuttosto giovane, e questo credo sia un valore aggiunto. Detto questo, il consiglio che posso dare è di trovare qualcosa che piaccia, visto che il lavoro occupa la maggior parte della nostra vita, di essere predisposti all'ascolto di chi ha più esperienza di noi per trarne poi un insegnamento e quindi potersi migliorare. Io ringrazio il signor Risoldini per avermi introdotto a questo mondo di cui veramente conoscevo poco e devo Grazie dire molto, molto interessante. E ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito. E potete continuare a farlo sui nostri social, Facebook, Twitter ed Instagram. E se volete partecipare al programma potete scrivere un'email a redazione@business24tv.it. Mi raccomando, non mancate alla prossima puntata. Ciao a tutti!